Per questo abitino io ho utilizzato il cotone 100% Iggy della Tessiland. Un gomitolo pesa 50 grammi per una lunghezza di 125 metri. La lavorazione consigliata è con i ferri 3, 3,5. La prima cosa che dobbiamo fare è stabilire quanto devono distanziarsi tra loro le due spalline. Misuriamo questa distanza, dopodiché la lunghezza della spallina, che chiaramente dobbiamo prendere a partire da un punto X del davanti, sino ad arrivare a un punto Y del dietro. Successivamente stabilire anche il tipo di scollatura che vogliamo ottenere, la sua profondità. Lo scalfo manica. Il giroseno. E anche il sottoseno se si tratta di un seno molto forte. Perché questi centimetri di differenza tra un giroseno e un sottoseno, quando abbiamo un seno molto forte, è di parecchi centimetri. Allora, in questo caso non conviene fare una divisione esattamente a metà tra il davanti e il dietro. E allora cosa si fa? Si fa la metà tra il davanti e il dietro del sottoseno, che nel caso della mia commissionante sono 96 centimetri. Il suo giroseno invece è di 109 centimetri, di conseguenza la differenza tra 109 meno 96 centimetri, che poi sarebbero 17 centimetri, io la vado a caricare prevalentemente sul davanti e su metà del sottomanica, cioè io tra la prima metà del sottomanica alla seconda metà del sottomanica, per cui tutto questo farebbe parte del davanti, io devo andare a raggiungere una larghezza di 17 centimetri superiore a quella che io di fatto avrò dietro, perché dietro io avrò semplicemente 96 diviso 2 uguale 48 centimetri. Davanti invece io avrò 48 centimetri più 17 centimetri uguale 65 centimetri. In base al nostro campione decidiamo le maglie da montare per il nostro dietro, che appunto devono andare dal punto A al punto B, la lunghezza della spallina e la larghezza del davanti. Come punto di partenza, noi partiamo dalla tecnica del top down con aumenti raglan. Montiamo per cui qui X maglie, nel mio caso 44, qui ne montiamo 22, qui 2 e 2, più rispettivamente un punto per il raglan. Questo è il nostro punto di partenza. Essendo un vestitino, io faccio un avvio un po' meno elastico, per cui creo un cappietto. Sposto questo ferro sulla mia mano sinistra, con il ferro destro adesso inserisco la punta all'interno del cappietto che ho appena creato, aggancio il filo ed estraggo una seconda asola che giro leggermente e la rimetto sul ferro sinistro. Di nuovo inserisco il ferro all'interno
dell'ultima asola creata, ci passo attraverso il filo del gomitolo e lo rimetto sul ferro sinistro. In questo modo io adesso monto tutte le maglie per iniziare il mio progetto. Per il ferro di preparazione io lavoro adesso tutte le maglie a diritto. Passo la prima maglia come vivagno e inizio a lavorare le restanti maglie tutte a diritto, tranne l'ultima che la lavorerò al rovescio, sempre per il mio vivagno. E adesso lavoro sempre a diritto. Ma prima di arrivare al mio punto raglan farò un aumento con un gettato, prima e dopo. Qua io sono arrivata al mio punto raglan, per cui faccio un gettato con aumento, punto raglan a diritto, nuovamente un gettato e continuo per le maniche, sino ad arrivare al mio prossimo punto raglan. Arrivata al mio prossimo punto raglan, faccio un gettato, lavoro a diritto il mio punto raglan, un altro gettato e proseguo con la mia solita lavorazione. Giro il lavoro e adesso sul rovescio del lavoro proseguo normalmente senza fare nessun aumento raglan, sempre a diritto, tranne chiaramente per il punto raglan, perché quello lo dobbiamo lavorare al rovescio, perché vogliamo che differisca dagli altri punti. Ultimato anche il nostro secondo giro, siamo adesso nuovamente sul diritto del lavoro, per cui qui in prossimità del punto raglan facciamo sempre i nostri aumenti con i gettati. Ecco come si presenta al momento il nostro lavoro. Ricapitolando, noi abbiamo avviato le nostre maglie, due maglie per il nostro davanti, rispettivamente due maglie a destra e due maglie a sinistra, un punto per il nostro raglan, 22 maglie per le nostre maniche, che poi appunto diventeranno spalline. Nuovamente punto raglan e 44 maglie per il nostro dietro. Ogni due ferri abbiamo fatto i nostri aumenti con dei gettati e abbiamo proseguito in questa maniera per qualche centimetro. Io adesso misuro e allora la mia lavorazione è alta 2,5 cm. Per le mie spalline va bene. Allora io adesso cosa faccio? Proseguo la mia lavorazione qui. Io sono sul davanti del lavoro, per cui devo fare sempre il mio aumento raglan, lavoro sempre a legaccio gli altri punti, lavoro il mio punto raglan e faccio il mio gettato per il nuovo aumento. Adesso lavoro la maglia successiva a diritto, ma a cavallo il gettato sulla maglia appena lavorata. E adesso inizio a chiudere esattamente questa parte che diventerà la mia prima spallina dell'abito. Lavoro e a cavallo la maglia. Lavoro a cavallo la maglia, lavoro a cavallo la maglia e così di fila. Lo facciamo con tutte le maglie. Sino all'ultima maglia prima del punto raglan. Allora, io adesso faccio il mio gettato. Ci accavallo sopra la maglia lavorata in precedenza, lavoro il mio punto raglan e adesso ci accavallo
sopra il mio gettato. Faccio nuovamente un mio aumento e proseguo invece normalmente con la lavorazione a legaccio la parte dietro del mio abito. Sono qui adesso nuovamente dalla parte della mia seconda spallina, che chiaramente devo chiudere come ho fatto con quella precedente. E allora ho fatto il mio punto raglan, lavoro il mio gettato per l'aumento e il punto successivo lo lavoro normalmente a diritto e a cavallo sopra il gettato sulla maglia appena lavorata e proseguo in questo modo lavorando una maglia, cavallando la maglia lavorata in precedenza sino a quando non arrivo al mio prossimo punto raglan. Ecco qua c'è il mio successivo punto raglan, per cui faccio il mio gettato, accavallo la maglia lavorata prima sul gettato, lavoro il mio punto raglan e ci accavallo su il gettato. E adesso qui io sono davanti al mio secondo quarto del davanti, per cui aumento raglan e lavoro le mie maglie a diritto, tutte quante. Tranne chiaramente l'ultima per il vivagno. Ecco, per cui adesso io ho qui le maglie chiuse, qua ho le maglie chiuse e qui io continuo la mia lavorazione. Ho trasferito sulle mie spille da maglia tutte le maglie che ho non ho lavorato, cioè quelle di un quarto del davanti e quelle del dietro. Io adesso inizierò a lavorare il primo quarto del davanti. Per un po' di ferri, io la parte interna del mio quarto non farò aumenti, mentre invece ogni quattro ferri aumenterò la parte esterna del mio quarto di davanti, perché devo io in tutto raggiungere 109 centimetri di giroseno, per cui chiaramente anche compresa la parte dietro. Quando io lavorerò il dietro del mio abitino, farò esattamente anche alla stessa maniera ogni quattro ferri, chiaramente in questo caso su ambo i lati degli aumenti. In questo modo, facendo gli aumenti ogni quattro ferri sulla parte posteriore e sulla parte anteriore, io per il sottomanica poi dovrò avviare a nuovo meno maglie e nel frattempo riesco anche più facilmente a raggiungere la circonferenza giroseno che mi necessita. Adesso inizio a lavorare tutto a rovescio, tranne appunto la prima maglia perché chiaramente la devo sempre passare per il mio vivagno, perché sul diritto del lavoro inizierò a dare vita a un punto fantasia. E allora lavoriamo tutto a rovescio. Ok, in questo modo. Il punto fantasia io lo lavoro all'interno di due maglie e devo fare adesso anche un'altra cosa. Prendo il primo quarto del davanti sul quale devo lavorare ed inizio. Allora, questa parte di qui in corrispondenza delle maglie che abbiamo chiuso è la mia parte esterna. Allora, io già so che a priori devo aumentare all'interno di due maglie una maglia ogni quattro ferri. E adesso io faccio però un aumento sollevato perché deve essere un aumento il più invisibile possibile. Allora cosa faccio? Questa è la maglia che ho sul ferro. Avvicino la camera. Prendo la parete esterna della maglia sottostante. La giro in questo senso. Così, per
perché devo fare adesso un aumento con l'inclinazione verso l'esterno. E allora adesso la lavoro al ritorto. La prendo in questo modo, qua c'è l'incrocio, e la lavoro a diritto o ritorto. E ho fatto il mio primo aumento, che ripeterò sempre con l'aumento verso la mia destra come direzione ogni 4 ferri. Adesso io inizio il mio punto fantasia, per cui io per il mio punto fantasia ho 5 maglie. Il motivo si lavora su un multiplo di 9, ma io attualmente non le ho abbastanza, per cui inizio con il motivo, con la parte centrale del mio punto fantasia. Proseguo in questo modo sino a quando non ho raggiunto la lunghezza delle spalline necessaria e poi inizio ad avviare a nuovo le maglie per la mia scollatura. Ho lavorato un altro punto fantasia per intero e adesso io ho raggiunto l'altezza giusta per iniziare anche a lavorare sulla stondatura del mio abito. Guardiamo adesso l'abito nei dettagli. La lavorazione è partita da qui sopra, esattamente in questo modo, come si inizia un top down con aumenti raglan, perché qua ci sono i rispettivi aumenti raglan. Qui per un po' di tempo, esattamente per due motivi, ho proseguito senza fare degli aumenti. Anche qui due punti fantasia senza aver fatto gli aumenti verso l'interno, ma soltanto iniziando qui verso l'esterno ogni 4 ferri. Qui invece poi appena ho iniziato a fare gli aumenti, li ho fatti sempre all'interno di due maglie, ogni 4 ferri. Ho proseguito in questo modo, dopodiché qui ho aumentato i ferri, sono partita con i ferri del 3 per poi passare al 3,25, 3,5, 3,75 per la parte più larga, quella appunto della circonferenza seno, e poi sono andata a stringere nuovamente. Dopodiché ho sospeso il punto fantasia, ho semplicemente riportato sino alla fine il punto diritto ritorto e questi punti sono diventati delle maglie a diritto e poi proprio qui all'esterno ho fatto ogni 10 ferri due aumenti per due volte. In questo modo io sono riuscita a dare ampiezza alla gonna, addirittura non riesco nemmeno a riprenderla tutta in camera. Ho proseguito in questo modo sino alla fine e poi ho fatto 6 ferri appunto legaccio e poi ho chiuso le maglie. Qui ho poi ridotto un pochettino la scollatura dietro richiesta pervenutami successivamente. Ho ripreso di conseguenza il punto a legaccio che avevo anche qui alla fine dell'abito. Sono partita mettendo su le maglie della parte centrale e poi man mano ho aumentato di 4 maglie alla volta per poi andare piano piano riducendo il tutto sino a quando poi di fatto dietro ho soltanto fatto un ferro ancora a maglia legaccio. In tutto ho usato 10 gomitoli.